Ciao a tutti, benvenuti in un mio nuovo video. Questo è un video dove mi trucco solo con prodotti Astra. Alcuni prodotti Astra li utilizzerò per la prima volta in questo video, quindi saranno primissime impressioni, mentre altri invece sono prodotti che ormai fanno parte della mia makeup collection e sono prodotti che appunto ho testato molte volte, quindi posso darvi delle opinioni. Allora, io partirei con il correttore, perché di solito il correttore lo applico sempre sotto il fondotinta. Questo qua l'ho acquistato da poco, quindi non l'ho mai utilizzato. È il Long Stay Concealer a lunga tenuta, SPF 15, qui dice che durata 12 ore, la colorazione è la 01. La 02 in negozio mi sembrava troppo scura. Ho preso la 01, non so se mi andrà bene come colore, lo proviamo insieme e vediamo. Se vedo che poi viene una base tremenda, mi struccherò prima di uscire. Comunque vado ad applicarlo sotto gli occhi. Lo sento abbastanza pastoso, devo dire la verità, però vediamo. Non mi sono munita di spugnettina, come faccio col dito? Ecco qua. Perché la spugnettina che ho è troppo grande. Allora, è bello pastoso, cremoso, ma sì, proprio pastoso. Devo dire che è leggermente chiaro, direi, per il mio contorno occhi, però la coprenza mi sembra buona. Sì. Comunque, tanto andrò a mettere poi il fondotinta sopra, quindi spero di camuffare. Direi sì, che è veramente decisamente bianco, quindi potrebbe essere adatto per illuminare il contorno occhi, cosa che però io di solito non faccio, quindi direi di lasciar perdere, perché lasciamo perdere. Quindi lo 01 per me è troppo chiaro. Se avete bisogno di un correttore per illuminare, mi sembra ottimo come coprenza, però appunto sono le prime impressioni. Come fondotinta ho comprato questo qua, il Perfect Liquid Foundation. Questo qua è perfezione assoluta, effetto seconda pelle, alta tenuta e coprenza. La colorazione anche qua 01, vediamo se può andare bene, perché non l'ho mai utilizzato, quindi lo scopriremo insieme. Ha l'applicatore così con la pompetta. È abbastanza liquidino, ma non completamente liquido, ecco. In negozio mi sembrava abbastanza giusto per me e dopo lo swatch che ho fatto, sono poi uscita, ho fatto altre commissioni, mi sembra di aver notato un'ossidazione particolare di questo prodotto, quindi speriamo. La colorazione, a vederla così, sembra che vada abbastanza bene. Voi mi dite sempre di picchiettare la spugnetta. So benissimo che la spugnetta va picchiettata, ma a me non piace come effetto. Preferisco leggermente, con una mano molto leggera, a volte picchiettare, a volte invece tirare, perché comunque non mi piace che il fondotinta si veda più di tanto nella mia pelle, quindi. Comunque sono abitudini, diciamo, che ci sono secondo me delle regole base, però poi ecco, ognuno. Credo che poi le modifichi anche a seconda delle proprie abitudini e delle proprie esigenze. Allora, con questa luce sparata qua davanti non riesco bene a capire, comunque mi sembra leggermente aranciato. Ora poi mi controllerò con la luce naturale, magari vado alla finestra e guarderò a modo e vi saprò dire come mi sembra, più che altro poi a fine del trucco. Spero che riusciamo anche a capire se appunto questa ossidazione effettivamente c'è oppure no. Allora, devo dire che mi piace e devo dire anche che ora, al di là del colore, che appunto come vi ho appena detto vorrei un attimo controllarlo tra un pochino, come coprenza direi che c'è e è buona, si stende anche abbastanza facilmente, non mi sembra di sentirlo pesante sulla pelle, appunto mi sembra molto leggero, però ecco, mi sembra anche che copre, che riesca a coprire abbastanza bene. Io sono piena di rossore, come avete potuto vedere non ho messo il correttore,
dai, mi sembra abbastanza carino. Ora non so il colore, mi vado a vedere alla finestra e ritorno. Allora, guardandomi alla finestra ho notato che sul viso è un bellissimo effetto, mi piace molto. Quindi sul viso mi piace. Il colore sul viso mi sembrerebbe abbastanza azzeccato. Sul collo invece è proprio arancione e si vede, si nota molto, mentre sul viso questo effetto non me lo dà, cioè non mi sembra di sembrare così arancione. Comunque a fine video poi ricontrollerò e guarderemo. Comunque era la colorazione più chiara, quindi come chiarezza va bene, forse è appunto o è il sottotono o è l'ossidazione che forse è sbagliata, però era la colorazione più chiara, quindi o questo o questo. Poi ho acquistato anche questa nuova, perché non avevo la cipria, ho acquistato questa qua che è in polvere libera. Ne parlano tutti strabene, soprattutto dell'odore, bla bla bla, quindi niente, c'era anche quella compatta, ma ho voluto prendere questa qua, questa, che è trasparente. Vado però a metterla con questa spugnetta. No, sapete che faccio? Utilizzo un pennello invece. La profumazione, che tutti dicono che è fantastica, io sinceramente non lo so, ma non sento niente, e lo vado un po' a mettere su tutto il viso, intanto perché comunque io ho una pelle mista, quindi non mi crea nessun problema, e poi anche perché siccome tende appunto a lucidarsi, almeno tamponiamo un po' e andiamo anche a fissare il tutto. Comunque anche questa qua, questa cipria, mi piace così come prima impressione, perché è molto setosa, leggera sulla pelle, mi sembra anche che sia abbastanza sottile, non troppo però comunque abbastanza sottile, e, non lo so, mi sembra abbastanza buona, non mi sento tirare la pelle, quindi non dovrebbe neanche seccare eccessivamente, però mi sembra buona. Non so se fa fallout, sì, fallout, non so se fa flashback, non lo so, speriamo di no. Allora, per gli occhi, allora, Asta mi aveva regalato questa palette, è la Warm Temptation. Questa qua vi ho fatto un video, ve lo lascio tra le schede nell'info box, mi ha truccato una mia amica in quel video. Comunque poi ho riutilizzato questa palette, è appunto quella con i toni più caldi, è una palette che mi piace tantissimo, ha dei bellissimi colori, ha una buona scrivenza, mi piace molto, sono molto sfumabili, fa un pochino di fallout, sono un pochino polverosini, ma niente di eccessivo. Il problema di questa palette, che secondo me è meravigliosa, ha dei colori meravigliosi, tra l'altro dovrebbe essere anche un dupe di della Naked It, mi sembra. Il problema di questa palette, per quanto mi riguarda, che è una cosa appunto personale e soggettiva, i colori caldi a me non stanno molto bene, quindi mi va un po' a sbattere. Infatti nel video dove la utilizzo e sono truccata con questa palette si vede insomma che non sono proprio colori azzeccati per me, però comunque è una bellissima palette. L'altra che invece sono andata ad acquistare e non ho ancora provato, e queste palette mi sembra vengono sulle 8,90€, 8,40€, comunque prezzi ve li scrivo. Quella che ho acquistato io è la Jewels Temptation, che è questa qua, che ha invece dei colori un po' più freddi e anche un pochino più particolari, perché sono appunto, ci sono toni del blu, del verde, il nero, ha un argento e un bronzo, insomma. Anche questa molto molto bella, l'ho solamente swatchata, non l'ho mai provata, e direi di andarla a provare. E non sono molto brava io con i trucchi occhi, vi avviso, assolutamente, sono un cane. E inoltre mi segue, sa che sono cieca, quindi ci proviamo, se viene una cagata mi strucco e niente, mi vedete senza il trucco occhi, però almeno la buona volontà ce l'ho messa. Sto prendendo i pennelli per gli occhi. Allora, vediamo un po', ci sono anche pennelli di Astra, ma io non li ho, e nel negozio dove sono andata a vedere non c'erano, e quindi niente, facciamo senza. Io direi, perché poi sono andata un pochino anche a vedere i trucchi delle altre ragazze che hanno realizzato con questa palette, perché appunto sono un cane, io direi di andare a prendere questi due colori, questi qua, e per andare a fare un po' un colore, ad utilizzarli come colore di transizione. Mi sono sporcata il naso, complimentoni. Quindi questo verde e questo violetto,
sì, sono polverosi. Forse anche più dell'altra palette, devo dire la verità, però io non vedo niente, quindi casomai la faccio con fotocamera spenta e poi si riprende, sì, così avvicino lo specchio perché sennò non vedo nulla. Ok, diciamo che più o meno, ok, fatto, diciamo così. Ora, c'è da dire una cosa che però, che nel video che ho visto di quella ragazza che ha creato questo trucco, casomai se ricordo vi metto il link, su dei colori mi sembra scrivino un po' meno, su di me scrivono da morire, infatti boh, vediamo poi dopo come viene. Comunque adesso vado a prendere il verde, il nero e li vado a utilizzare leggermente all'interno dell'occhio e nella parte esterna, e anche qua spengo la telecamera, mi avvicino allo specchio e faccio questa operazione. Ok, fatto questo, con un altro pennello che vado a prendere il bronzo, questo qua, e lo vado a mettere al centro della palpebra. Questo posso farlo forse anche a telecamera accesa? Non lo so, no, perché mi devo avvicinare allo specchio, scusate. Allora, fatto, devo dire che rispetto all'altra palette questa è effettivamente più polverosa e il colore, questo qua, che è un colore che non è un colore matte, è leggermente meno scrivente rispetto all'altra palette, però basta soffiare, ad esempio Fallout non ce n'è perché ho soffiato prima sul pennello. Adesso con un altro pennellino vado leggermente a sfumare con il nero sotto l'occhio, ma proprio pochissimo perché è una cosa che a me, devo dire la verità, non piace molto. E poi andrò con questo colore molto chiaro a definire leggermente sopra la palpebra e ci rivediamo tra poco. Ok, quindi più o meno è finito, non è un trucco perfetto, non è un trucco che insomma non voglio insegnare niente a nessuno. Comunque, diciamo che è finito agli occhi. Questa palette mi piace molto, questi colori devo dire che mi stanno molto meglio rispetto a quelli caldi. Adesso che cosa andiamo a fare? Andiamo a mettere il blush, un pochino di illuminante, eccetera. Allora, come blush, io ho, anzi, da cosa? No, partiamo un attimo dalla terra invece. Sì. Allora, io avrei anche un bronzer illuminante, che è questo, che è fantastico e ve lo straconsiglio, mi piace un sacco. Poi ho questa palettina qua con appunto illuminante, blush, terra, la terra più chiara, eccetera. Non ho mai utilizzato allora, il blush l'ho utilizzato per quel video appunto che vi dicevo, che ho già fatto su prodotti Astra. La terra uguale, però l'ho utilizzato quella volta lì il blush e poi non l'ho più utilizzato, mentre la terra l'ho utilizzata altre volte. Come blush ho anche questi due che sono in stick, che possono essere utilizzati anche come rossetti e sono fantastici, hanno dei colori bellissimi, mi piacciono molto sia come blush che come rossetti, veramente tanto. Vado ad utilizzare un pennello, questo qua di Essence, e andiamo a utilizzare questa terra. Anche questi sono leggermente polverosini, però ci stanno, nel senso si sfumano bene, mi piacciono abbastanza. Il problema di questa luce è che io non vedo niente di quello che sto facendo, veramente niente. Non so cosa riusciate a vedere voi, ma io non vedo assolutamente un tubo. Quindi spero che stia venendo una cosa sensata. Poi, illuminante c'è anche qua nella palette, devo dire che è molto molto bello in questa palette viso, ma vado a utilizzare quest'altro illuminante perché secondo me è ancora più bello, quindi vado a utilizzare questo che ve lo straconsiglio perché è un prodotto veramente molto molto valido, si sfuma bene, è una polvere sottilissima, illumina molto bene ma in maniera discreta. Io comunque vado sempre a soffiare perché comunque sono ottimi prodotti, ma sono prodotti appunto polverosi, ripeto. Secondo me non è neanche un problema, visto insomma quello che costano, non credo sia un problema. E illumina da morire, tra l'altro. Io non sono abituata a utilizzare l'illuminante, lo utilizzo veramente molto molto poco. E poi come blush vado,
utilizzare questo qua della palette perché mi torna più comodo, con il pennello questo qua di Puro Bio, sono dei pennelli ottimi questi di Puro Bio. Sono comunque questi prodotti qua di questa palette, mi piacciono perché si sfumano tantissimo, sono modulabili, sono scriventi, ma ecco, non sono troppo scriventi, che poi diventa anche difficile gestirli, e quindi è una palette validissima, costa veramente poco e con un prezzo piccolo avete un bel set di prodotti. Fatto questo, vado a mettere il mascara, che io ho comprato questo qua, 3 euro e qualcosa, è il mascara volume estremo più nero intenso, effetto ciglia finte, ha uno scovolino piccolo piccolo piccolo, io non sono abituata ad utilizzare questi scovolini piccolissimi, penso sia il primo scovolino che utilizzo piccolo in questa maniera, mi sembra strano, mi sembra quasi di non applicare niente. Anche questo mai utilizzato perché l'ho comprato appunto insieme agli altri prodotti, fondotinta eccetera, per fare il video, quindi non ce l'avevo. Vado ad avvicinare un po' lo specchio perché sono cieca, però devo dire che anche se ha uno scovolino piccolo piccolo, devo dire che pettina stra bene le ciglia, perché veramente le separa alla perfezione e ha anche un effetto abbastanza incurvato. Beh, però l'effetto è carino, come al solito mi sono leggermente sbavata sotto l'occhio, andrò poi a ritoccare dopo. Comunque dai, il mascara è abbastanza carino, preferisco mascara con effetto un po' più drammatico, però non è male. Spengo la telecamera, faccio l'altro occhio e riaccendo. Messo il mascara su tutti e due gli occhi, devo dire che non è per niente male. Tra l'altro non l'ho messa, però vi straconsiglio la matita nera di Astra, perché è veramente molto nera, si applica facilmente sugli occhi, si sfuma benissimo, non cola, scrive bene anche nella rima interna dell'occhio, quindi ve la straconsiglio. Sto pensando se metterla o no nella rima interna dell'occhio, ora ci penso un attimo. Nel frattempo passiamo alle labbra. Come prodotti labbra ho dei prodotti nuovi e dei prodotti invece ormai già testati, insomma diciamo che prodotti di Astra li adoro tutti, quelli per le labbra. Intanto, allora, come vi avevo già detto, questi due stick sono favolosi anche appunto sulle labbra. Io ho il numero 04 e 03, che sono due colori bellissimi. Poi vi straconsiglio questi rossetti qua di Astra, costano sulle 2 euro, io ho lo 04 e lo 09. Lo 04 è un è questo colore qua, molto molto bello, mentre lo 09 è questo colore molto fucsia, però molto bello. Sono cremosi ma non sbavano, sono ultra pigmentati, durano a lungo, mi piacciono molto. Come mi piacciono molto anche i rossetti di questa linea qua, io ho il numero 32, che è un bellissimo rosso. Questi sono leggermente più pastosi ma durano un sacco e mi piacciono da morire. I miei preferiti ovviamente sono le tinte labbra. Io ho questo qua che è il numero 01 della linea quella satinata. È questo qua, che a vederlo nella confezione sembra molto più chiaro, in realtà è abbastanza scurino. È bellissimo, questi durano tantissimo, non si screpolano, non seccano le labbra. Poi ho il numero 12, questo qua invece mi era stato regalato dall'azienda e anche questo è molto molto bello, sulle mie labbra però si vede un po' meno, però è molto bello. Poi ho questo qua che invece è matte 03, anche questo è un bellissimo bellissimo colore ed è questo qua. Poi vi faccio vedere, già che ci sono anche questi blush barra rossetti. Allora, lo 04 è questo, è un colore bellissimo, e lo 03 invece, Honey si chiama, è quest'altro colore, anche questo molto molto bello. E poi ho preso due matitoni che sono nuovi, ho preso il numero 29, che è un po' più scuro, eccolo qua. E poi ho preso il numero 31, che invece è un po' più su, tipo ciliegia, anche se non è proprio ciliegia, ed è questo qua. Lo so, io direi di andare a applicare lo stick. Io nella parte centrale vado proprio con lo stick.
per andare a fare le cose di precisione prenderò un pennello. Tra l'altro, allora, la profumazione di questi prodotti per le labbra, in generale comunque di tutti questi prodotti, è buonissima, veramente buonissima, a me piace un sacco. Sia delle tinte labbra, sia degli stick, sono veramente molto buone. E il colore è veramente molto carino. Sulle mie labbra non si nota, anche nel senso si vede che c'è, però io ho le labbra veramente tanto pigmentate. Infatti tendo ad utilizzare colori scuri sul rosso, vinaccia, questi colori qua, perché quelli più nude, chiari, non si vedono. Il rossetto è veramente molto carino, è un colorino che può essere messo tutti i giorni e anche sulle labbra è molto molto carino, questi prodotti si vanno a sfumare molto facilmente e non si portano via il colore dietro, quindi sono dei prodotti ottimi, costano poco e avete appunto due prodotti in uno se vi piacciono i prodotti cremosi in questa maniera qua, però a me piacciono molto. Comunque, un altro prodotto che non ho utilizzato, però vi voglio citare, è il bronzer di Astra, quello nel vecchio pack. Erano dei pack veramente molto più cheap, si sono rinnovati e sono veramente molto più belli, però si trovano ancora questi pack. E questo è un bronzer molto più luminoso dell'altro. La grana è leggermente diversa, però devo dire che anche questo a me piace molto, ha un bellissimo colore e come si può notare è anche molto utilizzato. E quindi niente, vi straconsiglio anche questi bronzer qua, come vi consiglio anche i blush fatti così compatti, perché anche quelli non sono male, non ne ho uno qua adesso in questo momento da farvi vedere. Comunque, diciamo che in linea generale le palette sono un po' polverose, ma sono fantastiche. Anche quella viso un po' polverosa, ma buonissima. I colori sono pigmentati, si sfumano bene, sono modulabili. Quindi mi piacciono. Per quanto riguarda questo prodotto qua, allora il colore è abbastanza azzeccato, l'unica cosa è che sulla mia pelle tira leggermente fuori l'aranciato e si vede soprattutto nel collo e non sul viso, però è un fondotinta che copre molto bene e che poi non si sente sulla pelle. La cipria è una cipria veramente molto buona, non mi va a segnare le pieghette sotto l'occhio, non mi va a seccare la pelle, quindi una buona cipria. Il correttore, devo provare un'altra colorazione perché quella non fa per me e quindi non vorrei dire una cosa per un'altra. Il mascara carino, non sono abituata a questo scovolino, mi piacciono le ciglia un po' più a effetto drammatico, però comunque è un buonissimo mascara che va a pettinare e separare molto bene le ciglia. Per quanto riguarda prodotti labbra, sono tutti ottimi, sono tutti confortevoli sulle labbra, sono tutti modulabili, hanno una bellissima texture leggera, hanno un'alta pigmentazione e hanno una lunghissima durata sulle labbra. Quindi i prodotti labbra diciamo che sono tutti promossi a pieni voti. Quindi io vi saluto e fatemi sapere se avete provato qualcosa di questi prodotti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!